messa verbale a suon di vergognatevi e ritiratevi, così il consiglio comunale che si è tenuto ieri sera si è trasformato in arena. Al centro del ring l'ormai famosa sfiducia di Montano, tanto richiesta dalla minoranza al comune di Termoli. Ma questa volta l'ago della bilancia si è spostato sulla votazione palese o segreta della revoca. La minoranza infatti richiedeva la votazione in forma segreta, così come scritto nell'articolo 95, che la prevede nei casi espressamente stabiliti dalla legge e quando il consiglio deve procedere a una elezione, ovvero deve pronunciarsi su una proposta di deliberazione che comporta giudizi sulla qualità e di comportamenti di persone. Ma l'ennesima violazione, così come l'ha definita la stessa Erminia Gatti, è stata compiuta da Montano, che invece ha messo ai voti la revoca del Presidente del Consiglio con una votazione palese. Da qui le urla di disappunto dei consiglieri di minoranza che hanno abbandonato, uno dopo l'altro, la sede civica tra urla, gesti e accuse. Sindaco, dimettiti, la tua maggioranza è ormai sgretolata. A perdere le staffe anche il sindaco di Brino, che ha avuto un duro botto in risposta con Russo. Successivamente il Consiglio Comunale è andato avanti tra i banchi vuoti della minoranza. Messa al voto la mozione di sfiducia di Alberto Montano, è stata bocciata dalla maggioranza, astenuti Perricone e Di Giovine, e non votanti perché usciti dall'aula i tre consiglieri di Fratelli d'Italia, Fabrizio Spocatti e Ciarniello. Io credo che lo spettacolo che la minoranza sta offrendo negli ultimi due consigli comunali, compreso quello di Roma, è uno spettacolo indecoroso. Io credo che la collettività, il popolo termonese non condividano questo modo di fare, questo modo di agire. Io sono, come dire, orgoglioso della squadra che mi sostiene con sempre maggiore convinzione, con sempre maggiore forza. Per cui rimando ovviamente alla minoranza quei comportamenti che non sono di consiglieri comunali, di persone che in qualche modo rappresentano le istituzioni. Invece ringrazio tutti e ciascun consigliere comunale, anche gli assessori, per aver assunto un atteggiamento, quelli di maggioranza, per aver assunto un atteggiamento assolutamente educato, corretto, per non essere caduti nel basso profilo comportamentale della minoranza, ma non di tutta la minoranza, e questo è bene chiarirlo, di una parte di essa o di alcuni consiglieri che hanno veramente assunto un comportamento incomprensibile e che non risponde a quelli che sono i canoni istituzionali dei rappresentanti del popolo. Montano nega la votazione segreta e voi uscite. Come andrete avanti? Cosa avete intenzione di fare? Noi continueremo nella durissima battaglia del ripristino della legalità qui nella massima sede civica del comune di Termoli. Siamo arrabbiati, siamo davvero, non riusciamo più a poter utilizzare nessun metodo, nessun strumento per poter portare questo consiglio nella ordinaria amministrazione. Questa sera doveva essere votata la sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale, ma il Presidente del Consiglio Comunale non vuole far svolgere la sua sfiducia con il voto segreto, ma solo con il voto palese, perché teme che nel segreto dell'urna la maggioranza di centrodestra possa liquidarsi, cosa che già è accaduto, perché durante le attività consiliari tre consiglieri comunali di centrodestra hanno abbandonato l'aula, altri si stanno accingendo ad abbandonarla, per cui di fatto possiamo dire che stasera è terminata l'attività politica del sindaco di Brino. Di Brino non ha più la maggioranza e la fiducia del centrodestra termolese.